C'è un modo molto semplice che spesso mettiamo in atto per evitare i guai, che è quello di fuggire, cioè di spostarci non appena le cose non vanno bene o di abbandonare una situazione o delle persone. Parliamone in questo episodio. Benvenuto sul mio canale, sono Carlo Lo Iudice Coach. E di che cosa ti parlo in questo canale? Di life coaching, di public speaking e di miglioramento personale. Se non sei ancora iscritto, fallo adesso. Nei commenti in descrizione trovi un link per un mio audio corso gratuito sulla self-confidence, come poter diventare più sicura o più sicuro di te nella vita e di fronte ad ogni sfida. Tra l'altro ti annuncio che è nato il mio podcast che si chiama Parola di Life Coach e che trovi su tutte le piattaforme Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify. Parliamo oggi di fuga. Paolo Conte dice in una sua canzone, la fuga nella vita, chi lo sa che non sia proprio lei la quintessenza. Paolo Conte parla di un altro tipo di fuga, parla di trasgressione, di fuga dalla monotonia, appunto di cambiamento. E quella fuga è quella che dà il sale alla tua vita, il senso alla tua vita, quel senso di realizzazione, di avventura, di brivido, di adrenalina. Ma oggi noi parliamo di un altro tipo di fuga, dello scappare davanti ai problemi. C'è una situazione che non mi piace? Ho combinato un guaio? C'è qualcosa che non mi fa sentire completamente a mio agio? E allora che faccio? Mi sposto. Siamo animali, la parola stessa lo dice, siamo animati, siamo persone che si muovono. Quindi siamo sempre in movimento ogni volta che qualcosa non va. Se manca il cibo qui, mi sposto da un'altra parte. Se c'è una condizione climatica sfavorevole, mi sposto da un'altra parte. Se c'è una contingenza economica negativa, mi sposto da un'altra parte. Lo faccio anche nella vita. Se sono in un rapporto che non mi piace, scappo. Se sono di fronte ad una responsabilità, scappo o abbasso la testa. Se ho un vizio, una dipendenza, penso che cambiando città io possa liberarmi di quel vizio o di quella dipendenza. Sappiamo bene che questo non è vero, perché spostarsi significa poi essere inseguiti dai problemi e dai sensi di colpa e dalle conseguenze di quello che non si è portato a termine. Che cosa bisogna fare in poche parole? 1. Guardare bene in faccia la realtà, la situazione, cercare al di là della paura e delle emozioni di avere un quadro razionale di quello che sta succedendo. Punto numero 2. Prendersi le responsabilità. Prendersi le proprie responsabilità. Prima di cominciare ad accusare gli altri, prima di cominciare a trovare, a inventare scuse, a dire, ma sai, non è che purtroppo a me capita se io fossi diverso. No, prenditi la tua responsabilità. E la domanda da porti è molto semplice. Qual è la mia responsabilità in tutto questo? Quando qualcosa succede, la prima domanda: qual è la mia responsabilità? Ma non per crearci sensi di colpa, al contrario, per capire qual è il mio spazio di manovra per uscire da questa situazione, per cambiare questa situazione, per migliorare questa situazione. Perché io sono al comando. Sono il regista di quello che sta succedendo. Quindi mi prendo le mie responsabilità. Probabilmente non sono tutte mie le responsabilità, ma comincio a prendermi le mie responsabilità. Quindi in un rapporto di amicizia, in un rapporto di coppia, in un rapporto familiare, se c'è una lite, prima di cominciare con il tu, perché tu, se tu avessi detto, se tu non avessi fatto, comincia a chiederti
chiederti io che cosa ho fatto. Comincia a vedere la situazione da diverse angolazioni. Prenditi la tua responsabilità. Punto numero 3. Resta nella situazione e inizia a capire quali possono essere le soluzioni. Cosa posso fare diversamente? Oggi, adesso, come posso cambiare questa situazione? Come posso migliorare? Quali mosse mettere in campo? Se non riesci a fare questo da solo, chiedi un consiglio. Assumi un life coach, fai qualsiasi cosa possa aiutarti a vedere con maggiore consapevolezza quello che sta accadendo e a venirne fuori. È molto semplice e una volta che comincerai a prenderti le tue responsabilità e imparerai a restare nelle situazioni, allora potrai concederti quella famosa fuga cantata da Paolo Conte che è la quintessenza. Questo aiuterà anche molto a costruire in te la sicurezza, la self-confidence. E ancora una volta ti invito ad andare qui in descrizione e a iscriverti al mio audiocorso completamente gratuito sulla self-confidence. Segui il mio podcast, iscriviti al mio canale, entra in contatto con me se vuoi www.carloloiudice.com e ci vediamo al prossimo video. Ciao!